Il Parco della Giustizia Barese è il tema che più tiene banco durante l'inaugurazione dell'anno giudiziario del capoluogo pugliese. Da una parte il presidente della Corte d'Appello Franco Cassano, che nel suo intervento spiega come dal governo e dal demanio manchi ancora un cronoprogramma in merito. Dall'altro il sottosegretario alla giustizia Francesco Paolo Sisto, che conferma la volontà degli organi preposti di agire speditamente. In ultimo il presidente dell'Ordine degli Avvocati Barese Giovanni Stefani, che non si sente affatto rassicurato dalle parole dell'esponente di governo. I soldi c'erano, quindi i soldi ci sono, è l'investimento più importante d'Italia, 450 milioni di euro. Il demanio ha stilato un programma a maggio 2025 da dicembre 2024, privilegiando però il concorso di progettazione e diciamo non optando per l'appalto integrato, che invece è uno strumento che era nella norma che nel 2021 questo governo, questo ministero ha introdotto per consentire al commissario dei poteri straordinari. Scelta del demanio, ha stilato un cronoprogramma al 2025, noi dobbiamo ovviamente cooperare e vigilare perché i tempi siano comunque rispettati. Mi sento più preoccupato, come ho detto nel mio intervento. Io mi auguravo l'anno scorso di venire qui a gridare viva e viva, perché finalmente avevano accolto la nostra istanza di nomi del commissario, hanno dato una legge speciale al Parco di Giustizia Bari e oggi ci troviamo come se tutto questo non fosse accaduto. Siamo ancora con le lungaggini procedurali, quasi che il commissario sia stato inutile nominarlo. Quindi siamo preoccupati, peraltro ci viene dato un cronoprogramma il cui rispetto è assai difficile.